Le proteste di piazza non si placano, aspettando che il ministro di turno dia risposte sensate per la risoluzione di problematiche complesse. E come fu per il presidente Monti, venuto a Bari il giorno 7 settembre per inaugurare la 76esima edizione della Fiera del Levante presso il Teatro Petruzzelli, contestato per le politiche di austerità approvate dal suo governo, ad attendere il ministro dell'Ambiente Clini a Taranto ci sono ancora tuttora centinaia di persone che chiedono risposte non elusive sulla crisi ambientale tarantina. Intanto il ministro ha dapprima fatto tappa a Bari nella mattinata per un incontro a porte chiuse con il governatore Vendola e alcuni parlamentari pugliesi presso Villa Romanazzi Carducci, anche per discutere delle possibilità paventate dal ministro Clini di concedere l'autorizzazione per indagare i fondali al largo delle coste pugliesi. Intanto, durante la manifestazione del 7 abbiamo ascoltato un po' le voci della piazza, tra cui il segretario di Rifondazione Comunista della Federazione di Bari, Sabino De Razza. Sabino De Razza, segretario federale di Rifondazione, come mai qui a protestare? Oggi protestiamo contro la presenza di Monti a Bari, che credo che le motivazioni siano in sé, cioè nel senso che abbiamo il governo che ha tagliato più di tutti gli altri governi, sta impoverendo il Mezzogiorno d'Italia sia sulle grandi opere che nelle crisi aziendali, sta tagliando posti letto nella sanità, riducendo l'occupazione sensibilmente. Quindi credo che oggi è un'occasione per dire a Monti che deve andare via e andare subito a elezioni anticipate, ed è anche il momento di costruire un autunno caldo che da sinistra faccia cadere questo governo. C'è un'altra economia possibile nel nostro paese, che non è quella liberista, la ricetta liberista di Monti, ma è quella dell'Europa sociale, l'Europa della cooperazione e della solidarietà. Tante diverse le anime della piazza, dagli insegnanti precari a esponenti di partito di fondazione, alcune bandiere anche dell'Italia dei Valori, gli studenti che lamentano la carenza di investimenti nell'università, nella ricerca e nella scuola, i migranti che lamentano una situazione di abbandono da parte delle istituzioni, i sindacati, da un'altra parte anche i collettivi più a sinistra che criticano a loro volta i partiti che appoggiano il governo Vendola. Insomma, la piazza non si placa, la piazza è calda e l'autunno non è ancora iniziato.